Invocate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dice il Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Gesù non sta condannando la preghiera, assolutamente. La preghiera è il primo posto nella vita di ogni buon religioso, di ogni buon cristiano. Ma dice che questa preghiera si deve tramutare in vita. Non posso stare lì a chiedere solo al Signore di fare qualche cosa, di avere qualche cosa, ma devo impegnarmi a far sì che questo avvenga. Nelle pagine dei Vangeli poche volte il Signore si rivolge in una maniera dura nei confronti del popolo. Una volta di uno dice che è stolto, precisamente un uomo ricco che possedeva molti beni, che aveva ottenuto un raccolto straordinario dai suoi possedimenti. Dice: che cosa farò? Pensa questo uomo. Ecco, abbatterò i miei magazzini, ne costruirò di più grandi, vi metterò tutti i miei averi e poi dirò: anima mia, datti alla pace perché hai molti beni per vivere tanti anni. E il Signore lo chiama stolto. Questa notte stessa ti sarà tolta la vita e di tutti i beni che hai accumulato, che cosa ne sarà? Ecco, questo signore e questo uomo era vissuto prescindendo completamente da Dio, o meglio, Dio era lui stesso. Gesù ci dice di impegnarci a mettere in pratica la parola, ma la parola si mette in pratica dopo averla ascoltata. E nella prima e l'ultima pagina del Vangelo io ripeto sempre una sola cosa: quello che ho fatto io fatelo anche voi. Quello che ha fatto lui è di amare Dio sopra ogni cosa e poi l'uomo, come se amasse Dio. Il giorno lui annunciava il Vangelo, guariva i malati, liberava tutti da qualsiasi peso e la notte la passava a pregare. In poche parole il Signore dice che noi dobbiamo imitarlo, essere sì in comunione col Padre attraverso la preghiera, ma poi trasportare questa preghiera nella vita, andare incontro alla necessità di chi ci sta accanto. Tu non puoi dire: vengo a messa tutti i giorni, ascolto la parola di Dio tutti i giorni e poi non la trasformo in vita. Se poi non guardo il fratello che sta accanto a me, che ha bisogno
forse di un semplice sorriso, non ha bisogno di chissà di che. Ecco, così il Signore mi chiama a comportarmi, ad ascoltarlo e a mettere in pratica quello che mi sta dicendo. Celebrare l'Avvento è proprio questo, riscoprire la scelta che si è fatta di Dio. Se Dio ha scelto Dio e ho scelto di seguirlo, devo mettere in pratica quello che mi sto chiedendo. Quando il popolo di Israele, liberato dalla schiavitù egiziana, era entrato nella terra promessa, alla sua guida c'era Giosuè. Mosè non era potuto entrare nella terra promessa per il peccato del popolo di Israele. E una volta varcati quei confini, Giosuè si rivolge al popolo dicendo: io e la mia famiglia scegliamo di seguire il Signore. Voi, popolo di Israele, o tu popolo di Israele, chi scegli di seguire? E anche loro hanno detto: noi vogliamo come te seguire il Signore. Allora celebrare l'Avvento significa scegliere il Signore e seguire quello che Lui ci dice. E Lui ci dice di, in tutto e per tutto, fare la sua volontà. Gesù dice: il mio cibo è fare la volontà del Padre. La volontà del Padre è che nessuno di noi si perda, che tutti un giorno possiamo godere della beatitudine che Lui ha preparato per ognuno di noi. E questa beatitudine comincia già qua giù sulla terra, che non è solo pregare, ma anche operare. Attraverso la nostra opera possiamo mostrare qual è la nostra fede. E San Giacomo nella sua lettera ce lo ricorda: mostrami le tue opere e ti dirò qual è la tua fede. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.